Enoturismo sugli scudi, ecco i trend che guidano la crescita. E-commerce, gli affari sono in aumento. Partesa e il One Cube. Accordo fra IEG e Union Birrai e poi l'anteprima di IHM. La data è per il 3 novembre a Milano. Horeca Short News è offerta da Icon, la nuova forma dell'acqua. Maschio dei Cavalieri, la differenza è nel cuore. Buongiorno e bentrovati nel nostro podcast. Parliamo di vino oggi, di enoturismo per la precisione, un mercato in crescita guidato da alcuni specifici trend emersi in occasione del Global Conference on Wine Tourism di Alba e la promozione di Enit. Vediamoli da vicino. Il primo trend in assoluto è quello riferito alla cultura e alla tradizione, fattori che esercitano una grande attrazione sui consumatori. Poi c'è il valore della sostenibilità sociale e la possibilità di vivere questa dimensione turistico-gastronomica in spazi aperti, con tutto quello che ne consegue per il benessere del turismo e del wine lover. Un mondo, quello del vino, che offre poi connessioni straordinarie con dimore storiche e autentiche perle italiane, ma che si concilia benissimo anche con gli hub gastronomici per offrire altre straordinarie opportunità di business. Un settore quindi, quello dell'enoturismo, che ha davvero moltissimo da dire e da fare. Dal mondo del vino reale a quello virtuale delle vendite online, il passo è più breve di quanto si possa pensare. I due mondi possono dialogare e coesistere perfettamente, con la soddisfazione di entrambi. Del resto, il fenomeno dell'acquisto online di vino sembra ormai essere consolidato in maniera trasversale nelle abitudini dei consumatori dei principali mercati mondiali e sta cambiando gli assetti stessi della distribuzione anche nei paesi della più antica tradizione enoica come l'Italia, dove oggi ha già raggiunto quota 4%, un valore superiore a Spagna e Germania, che sono sull'1,7%, ma ancora inferiore a Francia 9,9% e al Regno Unito 11,9%. In Italia i big player del wine e-commerce puntano su investimenti chiave, determinanti per raggiungere nuovi pubblici e rafforzare il legame con i propri clienti, in un anno questo che sarà probabilmente più di crescita che di assestamento. Sempre parlando di vino, segnaliamo l'iniziativa di Partesa che inaugura a Milano Wine Cube e Great Experience, che sarà tenuto in concomitanza con la Milano Wine Week il 10-11 ottobre e porterà nel capoluogo lombardo il meglio del vino italiano e internazionale con incontri, masterclass ed eventi per i professionisti. E passiamo dal vino alla birra per segnalare l'accordo siglato fra Italian Exhibition Group e Union Birrai, una partnership che si pone l'obiettivo di contribuire allo sviluppo del mondo delle craft beer italiano. L'accordo comprende le prossime 5 edizioni di Beer Food Attraction, a partire da quella che si terrà alla Fiera di Rimini dal 19 al 22 febbraio 2023, dove ai birrifici artigianali sarà dedicato un intero padiglione del quartiere fieristico di Rimini e un innovativo programma di seminari e talk. E restando ancora nel contesto di Beer Food Attraction, da segnalare sempre in occasione dell'evento di febbraio 2023 la 12ª edizione dell'International Horeca Meeting di Talgrob. Ma non si dovrà attendere fino a febbraio per conoscere i programmi e i contenuti di questa 12ª edizione. Tutto sarà presentato in anteprima a Milano il prossimo 3 novembre. L'evento, che vedrà la partecipazione dei manager delle più importanti aziende di food and beverage, sarà tenuto presso il Superstudio in via Tortona.